Amici, il primo episodio del Skyblock, quella lì con le bottiglie, vabbè, avete presente? Vi è piaciuto moltissimo, quindi perché no? Riportiamo anche il secondo. In questo episodio ho intenzione di andare ad esplorare l'isola, se vi ricordate, quella con gli scheletri, quella tutta cattiva, quella con i creeper, e se ci scappa anche una terza isola, perché no? Ma adesso, signori, dopo che avete lasciato un bel mi piace, un commento, sempre per suggerirmi cose nuove, iniziamo. Ricominciamo! Ok, e ci troviamo nello stesso punto dell'ultima volta, con la stessa mucchina che ci ronza intorno e con un letto nuovo che mi avete detto che potevo farlo molto tempo prima, ma non ci ho pensato. Allora, abbiamo 7 panini, però vorrei farne qualcun altro, tipo c'ho 64 di grano, investiamoli in panini e questi due restanti li mettiamo lì. Poi ci prendiamo dell'altro tronco, guardate, ormai è tutto scattante, è tutto pam pum pam pam, e ci facciamo quelli e poi ci prendiamo questo e questo. E volendo anche il piccone. E per ora diciamo che può bastare. Qua il grano sta crescendo. E al massimo qui non lo so. Non lo so. In realtà mi sa che ho fatto una cazzata. Ma vabbè, lasciamo perdere, che inizio scoppiettante. Questo episodio voglio andare prima in quella lì della sabbia. E per andarci mi servono gli slab. Quindi spada alla mano e pala alla mano. Questi li mettiamo via. Ci mettiamo qui la spadina. Ah, ma la pala ce l'avevo già. Vabbè, fatto sta che ce ne dobbiamo andare di qua. Quindi questa sarà la nostra uscita, il nostro buon uscita. No! No, oddio! Vabbè, lo faccio doppio qua. Oh mio Dio, oh mio Dio. Oh mio Dio, ho già sbagliato all'inizio. Partiamo malissimo. Comunque, come nel primo episodio, vi invito a scrivermi tutti i commenti. Non so voi, ma l'ansietta di cadere ogni volta c'è sempre. Entriamo da qui? Sì, entriamo dall'altro, proprio... alla 007 ci buttiamo dall'alto, tipo la canzone è sbagliata in realtà. Vabbè, facciamo finta che ci siamo capiti. Con i nostri slab, beati siano gli slab, che ogni volta non ci penso. Oh, ogni volta lo facevo coi blocchi, ma gli slab non è che sono utili di più. Ci arriviamo perfettamente. Ok, l'unico problema è quello zombie lì. Cioè, non... come ti uso a te? Ma questo che zombie è, per l'esattezza? Mita, sì, mita. No, mia, no. Oh, stai calmo. Cosa faccio? Lo uccido? Signore, lo ammazzo? Attimi di panico. Forse è immortale. No, vabbè, non è immortale. Infatti, non so perché ho detto forse è immortale. Sarà perché ho visto da poco Resident Evil e c'era uno zombie simile e immortale. Vabbè, lasciamo perdere. Per salire al meglio ci facciamo una scaletta. E ok, scaletta fatta, quindi abbiamo anche il nostro... la nostra entrata per quest'isola. Qua c'è un lama che per ora non so cosa farne. Non sputarmi addosso perché finisce a pugni, te lo dico. E niente, scaviamo qua sotto. Non so cosa possa servire scavare qua sotto. Però noi ci scaviamo. O meglio, in generale non so cosa possa servire questa isola. Si spera qualcosa di buono. Di buono. Niente, io sto scavando tutto in fondo, esatto, fino alla fine. Ma non c'è niente in realtà. Allora, non ho né idea di cosa possa servire quest'isola, né idea di cosa possa servirci il lama. Per un motivo o per l'altro sto scavando come un dannato qua sotto, alla ricerca di non so neanch'io cosa. Però lo vogliamo trovare. Poi scopriremo cosa. E intanto mi si sta anche rompendo il piccone di ferro. Vabbè, fa niente, ce ne faremo un altro. Un po' mi dispiace in realtà. Vabbè, ci siamo presi una sberla di arenaria. Non so, boh, ce la teniamo, va bene. Però in caso lo usiamo come blocco di costruzione, proprio giusto per buttarla lì. Però non ho idea di cosa possa servire quest'isola. Intanto, signori, parkour, mamma mia. Lei stia qui che un giorno tornerò. Non so quando, non so perché, ma tornerò. Voglio curiosare un attimo i tappi. Secondo voi c'è qualcosa? Allora, non penso proprio ci sia qualcosa. Tra l'altro non mi sono neanche fatto l'ascia. Però, boh, nel dubbio una curiosatina veloce gliela diamo. Però spacco questo, poi me ne vado in caso. Va bene, niente, vuoto, completamente vuoto. Quindi io me ne andrei a dormire perché abbiamo il letto. E poi ce ne andiamo nell'altra isola delle pecore, che male non fa. No, 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 ehi, creeper, dai, su, via, non facciamo i... Odio i creepers. Mamma mia, ci ha già rovinato un po' l'isola, bravo, sei contento? Bravo, sì, fai tutto il bulletto. Sento anche uno scheletro, tra l'altro, vabbè, lo lasciamo perdere, va, lasciamo morire a sé. Ah, ecco, a proposito di scheletri. Ah, erano lì, ah, perché è diventato giorno. Guardate quante mucche, signori. È il momento di fare manbassa, bitches. No, tu ci muori. E tu ci muori.
E tu ci muori. E voi due, per ora, rimanete in vita. Per ora. Oh, è cresciuto il grano, finalmente. È diventato grande, è diventato un uomo. Così possiamo prenderci quei due cosi di grano e i semi li ripiazziamo. It's me versus you, motherfucker. It's me versus you, motherfucker. Dove sei, scheletro? Via, c'è? È già morto? Sì, è già morto. Non ci ha droppato niente. Un osso. Carino. Può essere interessante. Voglio andare in quell'isola lì, quella tutta verde, e fare il possibile per trovare qualcosa di... No. Trovare qualcosa di interessante, però... guardalo lì del ferro. Ok, ferro preso, messo a cuocere, e senza indugio su Segugio... Fì, quanto era vecchia anche quella pubblicità, senza indugio su Segugio. Mamma mia, quanto era vecchia. Me ne andrei... Mamma mia, quanto sto andando sgargiullo. Oh, signori, non mi fermo più niente. Zac, zac, passetto, cobblestone. Siamo arrivati, ridendo e scherzando. C'è un pappagallino, che bello. C'è anche il panda, non l'avevo mai visto. C'è... che bello. No. No. Che... No. No. Vabbè. Non ci credo. Che fi... No, voglio saltarti addosso. Voglio saltarti addosso. Ciao. Ciao. Come mangia? Ah, mangia il panino. Pensavo mangia il panda. Ho detto, cosa? Ma che c'ha? Ho detto, ma che c'ha? Questo... No. Ma signori, che bello! È la mia isola preferita. È a mani basse la mia isola preferita. Perché io nel mio mondo non sono spawnato in un'isola del genere? Punto di domanda. Che bello! Guarda questo panda, è diverso dagli altri. No, ti voglio nella mia vita. Perché non possiamo prendere un panda e tenerlo in casa? Che bello, guarda che bello, guarda che bello, che bello! Tutto da stringere, da tutto puccioso. Che in realtà è panda. Non so se lo sapete... Oddio, sembrava un rinoceronte. Non so se lo sapete, ma i panda sono stupidi. Sì, mi dispiace signor panda, lei è stupido. Allora, vi piazzo delle torce perché si farà notte anche da voi e non voglio che neanche uno di voi si faccia male. Specialmente tu, piccolo panda, piccolo, te sei il boss, tipo, mamma mia, che bello, sì, che bello. Immaginate quanto sarebbe stupido un'armatura di cobblestone o di legno. Tutte le schegge che ti entrano addosso, vabbè, sto fantasticando. Quindi passerei da questo cancellino qui e andrei lì. Anzi, o meglio, passiamo da quello delle pecore. Sì, dai, senza però aprire... Ovviamente il loro recinto. Ce ne passiamo da qui, saliamo. Allora, mi piace quell'isola, però non saprei come esplorarla. Ci entro, ma vediamo cosa farci. Perché, sinceramente, non ne ho la più pallida idea. Signori, ho un piano. Ho un piano. Guardate qua che piano. Tec, tec, tec. Cioè, sono o no il più intelligente del mondo? Assolutamente no, però è un bel piano. E siamo arrivati. No, qua è da esplorare, però. Allora, tu muori. Vieni. Dai, via, c'è 1v1 situation. E, aia, che botta. Che sberla, che sberla. Dai che non sto più respirando. Non sto più respirando. Il tridente, il tridente. Ce l'ha rubato Flipper. Ah no, te che. Ok. Sì, devo risalire. Quindi mi riprendo un attimo il fiato in tutti i sensi e vado ad esplorare. Però quanto ci mette? Cioè ci metterò tantissimo ad esplorare. Signori, ci metterò un casino. Anche quella bella del ghiaccio. Ci sono delle isole belle. Ci sono delle isole più improntate al farmare cibo e robe varie. E altre per altri scopi, tipo questa. No, 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 no. Mi stanno picchiando in due. Mi stanno picchiando in due. Non vale, non vale, non vale. Ok. Vedete che c'è una cesta. Vedete che c'è una cesta. Grazie Flipper del tuo supporto. Ma qua c'è l'acqua. Si respira, non si respira. Non si respira. Ok, prendi tutto, 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 tutto. No, 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 sali, 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 poi torniamo, poi torniamo. No, 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 via, 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 via. No, 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 scappa massa, scappa, scappa, ti prego, scappa, ti prego, scappa, ti prego, scappa, ti prego. Okay. Ti tiro un panino, non ho paura di usare il panino. Mi sa che ho perso il tridente. Sì. Ma tra l'altro questa bottiglia sembra quella del video di Rovazzi. Non mi ricordo che canzone, però c'era un video con la bottiglia. Vabbè, lasciamo perdere, cose mie. Allora scendiamo, magari voi vi ricordate, magari mi viene in mente. Basta, devo prendere quella cesta. Stai fermo. Oddio che fastidiosi. Dai, buono che ho preso tutto. Ora possiamo andarcene. Via, 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 via. Scappa, scappa da questa isola maledetta. Un altro giorno su Raccoon City. Vabbè, piccola citazione. Allora, qua io chiuderei perché non vorrei caderci, grazie. Vieccia? Vieccia?
Stuck, stuck. E ora in teoria dovresti morire. Vabbè, la gunpowder la prendiamo. Quindi, voglio andare a salutare il panda e poi vi saluto a todos. Salve signor panda. Ciao, che bello che sei. No, no, non sono armato, la tolgo la spada. Ciao pandino, tutto bene? Guarda quello che sta ancora giocando. Che carino, ci sono anche le pecore, ci sono i pappagallini. Che belli, non c'è niente per... no. Quindi, una volta esplorate queste, signori, si va nel Nether. Quindi, vi tolgo le cuffie come alla fine di ogni video. Spero che questo secondo episodio vi sia piaciuto. Come sempre, anche come avete fatto in molti nel primo episodio, scrivetemi sempre i commenti che terrò a mente. Ora ho fatto un po' questa esplorazione, nel prossimo conto tutti i commenti. Per quelli che si fossero persi il primo episodio, vi invito ad andare a recuperarvelo. Io vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero le 2:45, con un nuovo video. Ciao!